Buonasera, grazie per essere qui a questa proiezione per noi molto importante della moglie del poliziotto, del regista Philip Groenig, che ci ha fatto l'onore di essere presente, un grande regista che aveva realizzato Il Grande Silenzio, non so se vi ricordate, era uscito un po' di anni fa, e che, prego Philip, vieni, e che abbiamo piacere di avere qui con noi per introdurre il film. E la serata organizzata insieme anche alla Casa delle Donne per non subire violenze, c'è cioè Masha Armagnoli che è qui con noi, e poi c'è la collaborazione anche di Amnesty International, abbiamo Christine Weise che appunto dirà due cose. E non so se appunto vuoi introdurre tu, cioè vuoi dire due cose sul ruolo di Amnesty, aspetta che prendiamo questo microfono. Buonasera. Amnesty International, come sapete, è una grande organizzazione di volontari che lotta per i diritti umani nel mondo. E Amnesty ha aderito molto volentieri a questo film e partecipa alle presentazioni di queste anteprime perché la violenza nei confronti delle donne è una gravissima violazione dei diritti umani. Di questo la consapevolezza sta crescendo, per fortuna adesso anche nel nostro paese. Purtroppo in molti casi i governi ancora non riescono a tutelare metà della popolazione, cioè le donne, dalla violenza. La violenza contro le donne avviene in tanti contesti, avviene in contesti militari, avviene all'interno delle comunità e purtroppo anche all'interno delle famiglie, dove purtroppo molto spesso è nascosta ed è difficile da denunciare anche per la donna stessa, perché chiaramente c'è una serie di complessità di cui sicuramente stasera ci renderemo conto ancora di più. Quindi Amnesty ritiene importantissimo che questo fenomeno della violenza domestica sia denunciato e sta cercando anche di fare pressione sui governi per adottare delle misure preventive e per aiutare le donne a uscire, sostenendo anche organizzazioni appunto come le Case delle Donne che danno un aiuto concreto alla donna a uscire da situazioni di questo tipo. Quindi in questo momento noi stiamo facendo pressione sul governo italiano in modo che adotti una legge che rispetti pienamente le indicazioni della Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul è del Consiglio d'Europa ed è stata firmata e ratificata dall'Italia, è stato uno dei primi paesi a ratificarla e quindi adesso tocca al governo e al Parlamento ad adottare una legge che veramente tuteli i diritti umani delle donne nel nostro paese. Grazie. Buonasera a tutti, ben arrivati soprattutto anche al festival, all'ottava edizione del Festival Violenza Illustrata. Siamo davvero contentissime di poter ospitare all'interno del festival il film La moglie del poliziotto e anche di aversi con noi il regista. Dico solo due parole su Casa delle Donne, chi non la conosce, siamo presenti dal territorio di Bologna ormai da più 20 anni e offriamo tantissimi servizi. Perché per poter uscire dalla violenza, che come vedrete il film lo illustra benissimo quanto è un fenomeno molto complesso e mo molto difficile anche da capire, ci vogliono tanti tanti servizi e tanti aiuti che si possono offrire alle donne, da quel colloquio telefonico, quel primo passo, a un colloquio di accoglienza, un'ospitalità d'emergenza, un'ospitalità nelle case rifugio indirizzo segreto, di percorsi di sostegno alla genitorialità, un aiuto ai bambini che sono vittime di violenza assistita, e anche lì il regista è stato bravissimo a dimostrare davvero gli effetti devastanti di violenza assistita dei bambini. Due numeri: Case delle Donne ormai accoglie più di 600 donne nuove all'anno, e stiamo parlando di Bologna e provincia. Siamo anche però testimoni che dalla violenza si può uscire, che è difficile, è complesso, è poco probabile che ce la si possa fare da soli, però con l'aiuto concreto che è presente nella città, e siamo anche in una regione molto fortunata perché ogni capoluogo ha un centro antiviolenza.
Dicevo, siamo anche testimoni che ce la si può fare, si può dire di no e si può ricostruire una nuova vita per sé e per i propri figli. Un'altra parte importantissima del lavoro che noi svolgiamo, siamo diciamo l'unica in Italia che si occupano delle vittime di femminicidio, cioè delle donne che sono uccise in quanto donne, dai propri mariti, dagli ex partner, fidanzati, o in alcuni casi anche dei padri, e quindi siamo quelle che raccolgono dai vari giornali, con stampa, i numeri delle donne che ogni anno vengono uccise, e anche quest'anno i numeri sono alti. Il Festival delle Violenze Illustrate è già giunto alla sua ottava edizione, cerchiamo in un mese che ruota intorno al 25 novembre ad accogliere più eventi possibili che appunto vanno dalla presentazione dei film che riguardano il tema di violenza ai vari convegni, mostre, presentazione dei libri. Il programma lo potete trovare anche fuori. Venite, ci sono ancora delle bellissime iniziative in corso. Venerdì ci sarà un bellissimo convegno sul femminicidio, ci sono delle mostre molto molto belle in giro, quindi prendete il programma oppure andate sul nostro sito e guardate. Adesso farei qualche domanda al regista, che appunto intanto ringrazio ancora che stasera è anche venuto. Faccio per tutti i miei complimenti per il film, che penso che davvero vi coinvolgerà tantissimo. Quello che mi è colpito soprattutto del film è alternarsi, cioè quanto si riesce a capire guardandolo. Alternarsi della quotidianità, di delle bellissime scene di una vita, tra virgolette, normale, quello che in Italia si chiama la famiglia del mulino bianco, la famiglia felice, a degli episodi, forse neanche tanti, di violenza atroce, violenza psicologica, violenza assistita, violenza fisica. E questo, no, fa anche capire, perché molto spesso si dà la responsabilità alla vittima perché non esce, perché non si allontana. E invece il film proprio fa anche capire quanto è difficile, perché è un alternarsi di amore, di affetto, di presenze, degli episodi che in ciascuna famiglia, insomma, riuscite a vedere. Però c'è sempre un'attesa e un ma. Poi cosa succede, cosa c'è dietro la porta, no? Volevo chiedere un po' come è stato fare il film, come mai che si è avvicinato all'idea di fare un film sulla violenza, perché anche per il mondo cinematografico mi sembra una novità. Grazie per essere venuto, prima di tutto. Sì, è stato, come è stato fare quel film? È stato molto interessante, è stato anche come un viaggio molto lungo, che all'inizio io avevo l'idea di fare un film su due temi, che per me sono temi di uguale importanza, quel tema della violenza fra uomo e donna e quell'altro tema diciamo, un trasferimento di amore fra la mamma e la bambina. Scusa se io non parlo così bene in italiano, ma provo. E all'inizio io sapevo che io voglio fare un film diciamo, di cosa sono quelle relazioni fondamentali nella nostra vita, la relazione con i genitori, l'altra relazione con la persona che uno ama, e volevo fare una parabola, diciamo, che ti chiede come spettatore cosa è quello che tu trasmetti alla gente intorno di te. Tu trasmetti la distruzione che tu hai ricevuto, perché ogni persona ha anche ricevuto distruzione nella sua vita, oppure si trasmette quell'amore che anche hai ricevuto, perché se non tu, nessuno potrebbe essere un essere umano con un'anima intatta, eccetera, senza amore. Poi ho iniziato a capire che di quell'aspetto di trasferimento di amore, sì, io so qualcosa perché sono cresciuto come sono, ma di quelle relazioni distruttive io non so quasi niente. All'inizio io sono stato convinto di aver capito che quello succede nei livelli, diciamo, poveri, socialmente difficili. Poi quando volevo
scrivere le scene, ho visto che io non capivo niente di questo, allora mi sono messo in contatto con le donne che lavorano con le donne, che vivono quelle relazioni, per capire un po' cosa è questo che io voglio, che io voglio mostrare. Più che ho parlato con le donne, anche gli uomini che hanno vissuto relazioni come queste, ho realizzato che è una cosa da una complessità incredibile, anche che succede ad ogni livello sociale, ad ogni livello sociale, e che quello che uno si chiede all'inizio, che si dice, ma perché lei non se ne va, no? Questa è una domanda molto facile da rispondere quando tu non vivi in una relazione aggressiva. Quando vivi in una relazione come quella, ti trovi di più isolato, così che per me la violenza vera che succede è quel silenzio che i vittime della violenza non osano parlare a nessuno. E quello che tu hai detto, che quella felicità, diciamo, un po' troppo stereotipata, è qualcosa che in tutte quelle interviste si vedeva, che c'è un uomo che vuole essere un uomo perfetto, forte, efficace, amato, che ama la sua figlia, che ama la sua donna, che è bravo nel job. E c'è una donna che vuole essere una donna perfetta, troppo perfetta anche. Così che loro vivono una vita un po' stereotipata, che non rimane molto spazio per loro, personalmente. Così che la violenza è quasi è qualcosa che esplode perché non c'è una propria vita. E di più in più le donne non conoscono più nessuno, così che quello che tu descrivi, che è la felicità del mulino bianco, bisogna sapere che una donna che vive una relazione aggressiva, nella normalità di casi, non conosce più nessuno a parte del marito, non parla più con la famiglia, non parla più con gli amici. Allora, la persona che ti aggressa è anche la unica persona che ti dà amore. Questo è quello che succede, e che diventa una trappola fantastica, una trappola da cui terribile, molto difficile da andarsi via. E questo era il risultato di una ricerca molto lunga. E anche sono stato molto felice di poter girare quel film senza sceneggiatura, perché le sceneggiature sempre ti bussano a fare le cose più semplici, più drammatiche, più sempre cercare di andare fino all'estremo di quello che è possibile, e quello risulta in quello che vediamo ogni giorno in TV, e anche io penso che la TV deve essere proibita. Il film ha una struttura a capitoli, non diciamo, non anticipiamo molto, però appunto ha questa struttura. L'hai pensata fin dall'inizio, questo tipo di struttura? E poi quanto poi hai anche lavorato al montaggio dopo che hai fatto le riprese? Sì, stranamente quel mezzo della struttura nei capitoli, che forse lei ha letto nei giornali, alcuni giornalisti lo amano, alcuni lo odiano. Era già dall'inizio che sapeva che io voglio fare una cosa che sia una parabola nel senso che ti chiede a te come spettatore, dove sei tu? Tu sei dal lato della distruzione che trasvolge distruzione, o sei dal lato che trasvolge amore? E quel mezzo è molto molto rigoroso, lei è andata a vedere come è rigoroso, è un mezzo per dire al pubblico, sì, tu puoi entrare adesso con tutta l'emozionalità che tu hai in quella scena lì, ma dopo c'è un altro appello alla intelligenza razionale che ti dice, tu sei qua con un giudizio di adulto, tu anche puoi prendere una posizione in fronte a quello che hai visto e che vedrai dopo. E anche c'è una cosa molto strana, che
quella divisione di, a capitoli fa come un puzzle che ognuno ha bisogno di mettere insieme per sé, così che se lei dopo la proiezione chiederà a un'altra persona che ha visto la stessa proiezione cosa è il finale del film, sarà una sorpresa di sapere che le altre persone hanno visto un film totalmente diverso, anche dove non è la stessa persona che è morta al film, forse non è morto nessuno, forse sono morti due. E questo, io volevo che la gente dopo la proiezione hanno visto un film che fa una domanda ad ognuno personalmente, così che è anche un film diverso per ogni persona. Questo era il sistema dei capitoli già dall'inizio. E il lavoro che hai fatto di montaggio successivo? Questo è che io sempre faccio il montaggio molto, per molto tempo, per un anno, due anni, il caso del Grande Silenzio erano due anni e mezzo, forse qua anche due anni e mezzo, perché mi pare che il cinema è soprattutto, non è un narrativo come la televisione per esempio, è come una scultura nel tempo e bisogna di tempo per capire cosa sono le relazioni fra gli elementi della narrazione, dove vada messo che capitolo, lo faccio sempre così, sfortunatamente. Hai altre domande? Lascerei adesso al pubblico lo spettacolo perché è impegnativo come film, ma penso che aiuti non soltanto, come Filippo diceva, di anche non riprendersi responsabilità come uomo, no? Cos'è che voglio trasmettere, la distruzione, l'amore, tutto, ma anche di mettervi un po' nei panni davvero di una donna che subisce violenza. E quindi quanta incertezza vive nella sua vita quotidiana, che è davvero una, come se fosse in una guerra, dove non sa cosa succede da un momento all'altro, perché non è mai colpa sua, perché il marito l'ha picchiata, umiliata o l'ha fatta davanti alla sua figlia. Vedrete una mamma che cerca in tutti i modi di proteggere sua figlia e molti forse di voi penseranno, ma perché non se ne va se vuole proteggere davvero sua figlia? Lo fa quello che riesce a fare, perché quando si è in una guerra si fa quello che si riesce a fare. Però è una mamma comunque presente che in qualche modo pensa davvero tanto alla sua figlia e fa il possibile che il danno della violenza anche assistita sia minore possibile. Mi piacerebbe dire ancora qualcosa. Una cosa è che l'unica cosa che come società, una società può fare in quel caso, perché sempre ci aveva violenza nelle relazioni intime di amore, forse sempre avrà anche. L'unica cosa che si può fare è che le vittime non si sentano vergognate, questa è la trappola principale, che le donne, uno che subisce aggressione cerca di capire perché lei è la vittima di quell'aggressione, così che cerca la donna in quella relazione, cerca una colpa sua. È ovvio, come noi lo sappiamo forse quando siamo stati in scuola, che ci aveva aggressione del maestro ingiustificato, abbiamo cercato noi cosa era la nostra colpa per essere colpito senza colpa. E succede questa cosa, è importante sapere che io ho provato a dimostrare quella distruzione assoluta che arriva nella vita di una persona che si vede aggressata dalla persona che ama di più, perché risulta è che lei cerca cosa ho fatto io di malo per essere trattato così. E se la società vuole cambiare qualcosa di questo genere, bisogna che si capisce che ogni persona che si vede aggressata di quella maniera non deve essere una vergogna di parlarne con gli amici, con la famiglia, deve essere possibile di parlare di questo. E l'altra cosa è che ho provato di anche capire, noi tutti pensiamo che noi siamo esseri umani civilizzati
Essere civilizzato vuol dire soprattutto non rinunciare alla violenza. Questa è la grande lezione di essere un bambino, quando tu sì, ti batti con un amico, ma poi diventi adulto e sai che questo non è il modo di farlo. Quello che succede è che anche la persona in una relazione aggressiva, che è l'aggressore, diciamo, sta distruggendo completamente il suo personaggio, perché sta sottominando, come si dice, undermine, è minando il cuore dalla stessa concezione di chi sono io, perché una persona che fa l'aggressione sempre è vergognato anche di aver perduto quello che è il cuore di un essere umano, di non essere aggressivo verso l'altro. E questa è una cosa molto interessante, che nella società adesso mi pare che di nuovo si accettano certe forme di violenza, ma la violenza non è una cosa che va insieme con essere, con un essere umano, diciamo, civilizzato. Distrugge alla persona di fronte, ma anche al stesso aggressore. Volevo solo chiedere un'altra cosa, giusto, che vedo che devono scappare. Dopo abbiamo un treno da prendere, però ci farebbe tanto piacere se voi poteste postare sul nostro sito Facebook della Sicilia i vostri commenti, i vostri pensieri positivi, negativi, quello che il film vi ha così stimolato e suscitato, perché in questi giorni si conclude con la proiezione di stasera una maratona che ha portato Filippo prima a Milano, poi a Reggio Emilia, poi a Roma, e stasera qui con voi, e vi ringraziamo della vostra presenza. Ci farebbe veramente tanto piacere conoscere le emozioni che ha suscitato questo film. Perché abbiamo pensato di poter fermare qui un po' più, ma io sono già nelle riprese dal prossimo film, oppure già quasi finito, soltanto che dopo domani deve fare ancora delle riprese e qua c'è problemi gravissimi come sempre, allora devo lavorare la notte per risolvere quei problemi. Okay. Ti ringraziamo tantissimo per essere venuto, ringraziamo la Camera delle Donne, Amnesty International e anche la distribuzione Camera delle Donne per averci dato l'opportunità di poter proiettare questo film. Grazie ancora, ti aspettiamo col prossimo film. Grazie.